sia d'accordo. È in arrivo sulla stazione Tiburtina, sul binario 2, Massimiliano Rosolino. Massimiliano Rosolino, eccolo. Allontanarsi dalla linea gialla. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Di corsa. Di corsa. Massimiliano, che fai? Entra, è facile fare le cose con la canale, sempre. Dai, vieni qua, vieni qua. Come stai? Benissimo. Benvenuto, vieni. Ho capito, ma ti stavi allenando o era una gag per entrare? Perché io, sei entrato di corsa. In realtà io mi alleno sempre a quest'ora, quindi io vado di corsa appena possibile. A che ora ti svegli? Di solito, un po' più tardi. Un po' più tardi. Dalle 7:50, 7:15, questo è il mio range perfetto. E poi cosa fai? Allora, di media, la mia giornata ideale sarebbe, che poi dici la verità, se racconto che vado a correre tutte le mattine, ma allora non fai niente. Invece la mia giornata ideale è svegliarmi 7:50, sveglio le bambine, le riattivo, ci metto circa mezz'ora, non so come fai te, ma insomma. Con quali sistemi? Allora, in realtà cerco di essere sia carino che minaccioso. Parto dal carino, amore ci devo svegliare, amore ci devo svegliare. Altri 7 minuti, sai, quando fai il postponi. Altri 7, certo. Ti danno proprio la scatola. No, perché non so, il postponi. Cioè, e lui è abituato ai tempi, quindi sì, capisci che... quindi facciamo questo fino a quando a un certo punto incomincio a preparare, non so, le merende per la scuola, cioè mi stufo e incomincio a minacciare. Muovetevi, altrimenti non è... Alla fine ci riesci, le porti a scuola Le porto poi... a scuola, anche se molto vicino alla scuola, le smollo e poi vado a correre. Ok, sì, direttamente da... vai? Di media direttamente, sì. E quanto corri ogni... cioè, quando... Allora, di media dipende, molti sono, si fissano col chilometraggio, di media un'oretta, okay. Un'oretta e 10, okay. Nel quale riesci a fare da 12 km lenti alle ripetute, insomma... Aspetta, un'oretta e 10, 12 km lenti? No, anche in un'oretta rifai, soltanto ti riscaldi, magari... 12 km, quindi i 12 km li faccio 5 a... minuti, 5 e 30? Leggermente, sì, 1,04 di media. Vabbè, dai, stai messo bene, io però faccio 4,70. Ma cosa ne sai tu? Però ci sta, ragazzi, io faccio 4,74 di... Ma di, dove? Di... A chilometro. Ma quando? 4,74, ma un perché, ragazzi? Tempo. Ma perché, scusate, ma per scusate, quale ma 4,74 sono i metri che lei fa? Chi è che parla? No, che metri? Non faccia. Lei fa 4,74. Allora, facciamo una cosa. Se lei vuole parlare con me, sì. Se lei vuole parlare con me, sì. Deve togliere quest'ego. Perché altrimenti io non parlo... Le ho detto, è l'ego del mattino, non lo posso togliere. No, e glielo faccio levare io, perché se parlo... Comunque, 4,74 non sono i metri, sono... Scusa, Massimiliano. Però sei ferrato in materia, quindi si capisce che corri. Ma c'ho ragazzi, c'ho l'orologio con... Ecco. Che detta i passi, ho fatto stamattina, ho fatto già 2000 passi. Oh, calcoli, i passetti sono piccolini, però siamo 2000 passi. Ma io nel letto c'ho una roba automatica. Massi, quindi colazione dopo? Sì, di media sì. Allora, quest'uomo anni fa, abbiamo fatto un lavoro insieme, mi ha insegnato come fare la colazione salata anche a chi non la ama. Ti ricordi, esatto, in albergo? Sì, ma io... L'olio con l'olio, sì, il pane tostato con l'olio, se ci sono le uova mi piacciono anche molto spesso quelle. Insomma, poi non ben il cappuccino come dicevi tu. Allora, no, tanto io faccio colazione salata anche io. Ah, con pane, pane, prosciutto. No, ragazzi, no, allora, dobbiamo pane, fare un patto. Non è che se io dico qualsiasi cosa, però non è credibile. No, pane, prosciutto, un po' di brie. Un po' di brio, proprio brie. Un po' di brie, poi una spremuta d'arancia. Poi se mi va un caffè e a metà mattinata una piccola merenda. Con delle mandorle, con della frutta secca. Sei alti però allora, scusa. Ma scusa, healthy. Perché il prosciutto e il brie di prima mattina? Massi? Allora, meglio quello che 10 cornetti, assolutamente va bene anche il cornetto. Non è che me lo sì, però gli zuccheri non so, non sono proprio salutari. Allora no, è ovvio che secondo me... Però secondo me tra le varie coefficienti, ovvio, brie tutti i giorni magari no, però insomma... Senti Massimiliano, però adesso al di là di tutto, tu chiaramente hai fatto un cambio di vita da quando sì. Eri un atleta professionista sì. A quando poi hai continuato sì. Ad appassionare sì. Insomma tutto, con il tuo sport. Era più basso lui quando era un atleta, no? Perché? È cresciuto. Mi hanno innaffiato. Nel tempo, dico. Però come l'adrenalina che uno ha e che allora, abbandona a un certo punto, come la mantieni? Come la compensi? Sì, come la compensi? Allora, la realtà da un lato hai ragione perché l'attività, diciamo, pro... Sì. Quella che fai per raggiungere un obiettivo dove sei quasi in bilico tra riuscirci e non riuscirci, quindi certo. C'è successo o il fallimento. Certo. Quello ovviamente un po' ti manca, ma ti manca poterlo preparare, non soltanto viverlo. Certo. Perché per arrivare a quella roba lì, per vincere 2 minuti devi fare 50.000 km di moto. Sì. Però per fortuna, grazie a questa routine fatta di appunto i passi, lo sport,
tanti altri interessi, alla fine il cervello, anche il corpo, ovviamente crea altre dipendenze, no? Okay. E sicuramente lo sport è uno di quelle che ogni giorno mi dà. Comunque cerco di ancora di andare forte, ovviamente faccio un'ora, non quattro ore al giorno. Ma parlato di corsa, ma nuoto? Allora, il nuoto negli ultimi 6-8 mesi molto poco, infatti molti ci rimangono male, non nuoto di più. Perché viaggiando spesso è più facile per me utilizzare il running o la palestra. Certo. Mi piace andare a fare un po' di crossfit, non sembrerebbe. Aspetta, insomma, però c'è qualche muscolo. Io voglio chiederti una cosa: cioè, è running o run, walk, run? Perché... No, running. Ma... ragazzi, però scusate. Scusa, spieghiamo la differenza, visto allora, che la sai. Il run, walk, run. Vabbè, lo faccio vedere, prego, ragazzi. Vai. Il run, allora, run, walk, run. Allora, il run è questo, poi faccio un po' di walk. Poi faccio un po' di run. Quello si chiama moonwalk. Esatto. Poi faccio un po' di run. Poi faccio un po' di walk. Perché se io posso cambiare, se voi potete cambiare, tutto il mondo può cambiare! Adriana! Hai capito? Chiedo scusa, io vado a correre. Posso? Che comunque soltanto parlandone comunque uno si esalta. Sì, sembra, sì, ci sentiamo, cioè io vado a correre sulla ciclabile tutto sudato e la gente mi fa "Madonna, subi". Mio, guarda qua, un compagnuccio mio, quando è bello. Marco Mazzocca. Mamma mia, però non lo cambiare. Bacio la prossima volta. Bacio la prossima volta, quanto è bello. Marco Mazzocca. Sai, mio Marco. Migliore amico. Ce l'hai vero? Detto ieri. Diciamo, piccoli passi, vero? Piccoli tuffi, siamo amici da una vita. Ma quante cose abbiamo fatto insieme. Cioè, lo sapete perché lui, hai raccontato perché ha imparato a nuotare lui? No. Lui ha imparato a nuotare, era piccolino, avevamo un po' differenza di età. Io stavamo a tutte e due a Ostia al mare e praticamente quando ha visto un mio zio mi prese. Sì, mi prese un mio zio, mi inciuppò nel mare praticamente, come il cornetto. Mi inciuppò nel mare così, mi prese un trauma a me, poi mi buttò al largo, dice tanto adesso nuota. Io andai a fondo, lui si spaventò così tanto e cominciò a nuotare, così è andata male. Ma scusa, ma... Ti ho la vita, ricordi? Mi ha preso, sì, mi ha preso lui. Guarda che c'ho ancora qua, c'ho la cuffia della questa piscina, la cuffia e gli occhialetti, questi sono quelli di quel giorno, te lo ricordi? Ti prego, metti la cuffia, ti prego. Di la verità, metti la cuffia, ti prego, quando è un regalo. Allora ti faccio vedere che mi metta la cuffia. Ma è piccola questa cuffia, Marco, non è la tua cuffia. Ecco qua, guarda, te lo ricordi? Adesso sì. Questa l'hai presa adesso. Questa l'hai presa adesso per fare questa sceneggiata. Erano i tuoi questi? Sì. Ci abbiamo fatto. Ma come sì, come sì, certo, ci abbiamo fatto, di la verità. Sì, ci abbiamo fatto sì. Pure la festa di carnevale. No, sai, io mi sono vestito da lui e lui si è vestito da me. Ci permetti di dubitare, non lo so se capisci. Gli effetti perché ieri collaterali già... dello sport, il classicone, no? Sì. E lui si fa pure i carte, guarda è bello, tipo sei pure cartomantico, diglielo quando è bello. Un po' scaramantico, che ti fai, però? Sei scaramantico? Un pochettino le carte, futuro, non so se poi le fate fare le carte, vedi che mi ho paura le carte. Ma scusa, quindi se sei scaramantico, e lo eri anche quando... Sì. Che cosa facevi per... c'erano dei riti? L'ho vissute tutte, quando ancora non c'erano i costumi, quelli alla supereroe, sì. Io mettevo sempre lo stesso costume quando ero piccolino, okay. Che era ancora un bello robustello, sì. Stessa cuffia, stesso occhialino, quando si rompeva era un guaio. Invece poi col passare degli anni diventi scaramantico, quindi non so, prima delle gare ti fai tutto il perimetro della rasca, non dico ti porti il sale dietro, ma ci sono delle piccole cose nel limite del possibile, ma lo rimane. Lui fa pure la spesa, va sempre al supermercato, fa il giro al supermercato. Esatto.